Ritrovati a Poetando Ergasterio. Ergasterio sarà sicuramente una parola familiare a Davide Azzolin. Che saluto, buonasera, buonasera. buonasera. poeta. Eh, giovane di belle speranze, che si è appena diplomato con la lode al liceo classico Ernesto Cairoli di Varese. Ci racconterà la sua esperienza, ci leggerà la sua poesia, ci stupirà con uh, i, suo, i suoi saggi quindi con la sua sapienza e quindi Ergasterio è una parola che le è cara Davide perché certo. è, deriva dal greco Ergasterio nel laboratorio certo. l'officina e Dante eh, vi ricorderete nel De Vulgari Eloquenzia apre, spalanca l'officina d'arte per parlare dei versi e delle forme metriche italiane. Artis Ergasterium Reseremus e apriamo questa puntata con uh, il ragazzo che ha riaperto in un certo senso sì. il liceo classico di Varese. Ecco perché eh, ce lo spieghi. Sì, dopo tanti mesi di forzata clausura, eh, per fortuna gli esami, appunto, di, di Stato si sono tenuti in presenza e per casualità appunto la, eh, la mia lettera dell'alfabeto è stata estratta appunto come prima lettera appunto per, per gli esami. Quindi... Beh, Azolin, esatto, la prima lettera dell'alfabeto, quindi è stato il primo sì, a sostenere... Sì, ho riaperto, sì, per, nel, nella, nella commissione appunto, nella mia commissione ero il primo, a, sono stato il primo ad, ad apri, a riaprire la scuola e a sostenere l'esame, fortunatamente in presenza, ripeto, eh, in condizioni abbastanza... Strane, diciamo, diverse sicuramente dal solito. È andata benissimo, adesso ci vuole brevemente parlare del liceo, come l'ha vissuto e della sua tesi, la tesi per sì. cui anche ha preso, preso la lode. Anche. Esatto, sì, eh, appunto, è anche al di là di eventuali retoriche, per me il liceo classico, appunto, come come istituzione scolastica è stata veramente una grandissima opportunità, eh, un'esperienza un formativa, al di là anche dei, dei preziosi, preziosissimi insegnamenti, un, un vero e proprio laboratorio, appunto, eh, una vera e propria fucina, ecco, eh, perché veramente mi ha formato da, eh, in, ogni, in ogni senso, in tutto proprio. E appunto L'esame in presenza, eh, le due prove scritte sostituite da eh, quella di italiano da una interrogazione orale, quella di greco e di latino invece da una prova eh, che consisteva appunto nell'elaborazione di, di, di un saggio, cioè di una tesina. Eh, il cui argomento era concordato col professore, e nel mio caso ho, ho scelto, abbiamo scelto eh, di parlare del tema dell'illusione eh, della felicità eh, tra Sofocle e Seneca in particolare. Quindi ho confrontato un passo dall'Antigone e un passo dal De Providenza Senechiano, appunto. E a che conclusione è arrivato? Sì, la conclusione è questa. Eh, molti, anche al di là di questi due autori, sono i tentativi eh, della definizione umana del bene e della felicità. Eh, tentativi anche problematici, ecco, cos'è la felicità, eh, quanto ci si illude di aver trovato la felicità, ma alla fine appunto non, non è così. Eh, e quindi alla fine eh, dei due autori mi, ho anche confrontato i due umanismi, i lati eh, umani, eh, la capacità di considerare eh, appunto l'aspetto del, del personaggio eh, nella sua appunto eh, assoluta umanità, ecco. E questo mi ha particolarmente interessato. Bene, che cos'è la felicità per lei? Beh, senz'altro senz cerco di, di ritrovarla ogni giorno e magari di, 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 di ricostruirla ogni giorno eh, senza cadere nelle illusioni che sono valse al creonte del, di Sofocle una, una, una importante punizione, ecco quindi spero di non cadere in queste illusioni Lei scrive poesie? Eh, sì, eh, in questi anni... Uh, ho tentato di esprimere in questa nobile forma uh, i sentimenti che maggiormente mi, mi, uh, mi hanno appunto caratterizzato, mi hanno stimolato. Ecco, lei essendo un classicista saprà bene che l'etimologia della parola poiesis eh, risale al verbo greco poieo, certo. che significa fare, quindi è un lavoro anche abbastanza fabbrile quello del, certo. del poeta che si produce nell'ergasterio, nel, nell esatto, nel, nel laboratorio, nell'officina. Ecco, ci parli del suo ergasterio, della sua eff, officina poetica. Sì, eh, beh dunque, eh, come, come, come tutti, credo, poi eh, parlo molto modestamente perché sono sempre stati i miei testi molto spontanei, ecco. Eh, però appunto non credo che ci sia veramente un, un, una regola, ma poi anche la, la, il bello appunto dell'arte e di quest'arte, della poesia, è proprio quella di... di, di Ecco, è la, la poesia fa eh, esprimere eh, il sentimento più eh, importante e poi segue necessariamente la costruzione eh, formale, ma credo che eh, il, primo, il primo sentimento, il primo stimolo sia veramente necessario e fondamentale. Poi dopo viene sicuramente la, la costruzione appunto laboratoriale. Bene. Eh, lei scrive in italiano ma scrive anche in inglese il testo che ci leggerà oggi è un testo scritto in inglese perché ha scelto proprio questa lettera? Sì, linea? diciamo che ho una sperimentazione ver veramente nuova eh, questo è un uno degli ultimi ma risale ancora mesi fa perché ovviamente la poesia non, non va a comando quindi non si decide quando si scrive, questo risale qualche mese fa ed è uno degli ultimi in inglese sì, per, mh, appunto sulla scorta delle letture di, 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 di Silvia Plath che che ho potuto fare appunto per, per poi elaborare quel saggio. In inglese sì, sul modello di una elegia di Sylvia Plath, eh, nell'Elegia del, della Poetessa Americana a parlare è l'Elettra, l'Elettra eh, del mito eh, che si rivolge ad un agamennone, eh, eh, esprimendo tutta la, la, la sua, tutto il suo sentimento appunto per, per il padre. Ecco, la mia Elettra, eh, che parla sempre in inglese come debito alla, alla Poetessa Americana, eh, e non parla solo al padre, parla al padre, alla madre, al fratello eh, il titolo poi è particolarmente significativo eh, To Her Kins with Love eh. bene allora la leggiamo, la leggiamo e poi ehm, ci sarà la traduzione i nostri, i nostri telespettatori potranno, potranno leggere la traduzione ma intanto la sentiamo nel, nell'originale di Davide Azzolini The day you died the dirt in the stones thus leaving mortal habits all in peace, far from the purple pastures disappeared? The day the duplex office laid and waned, the day it catched on its ferrous tail, the tacit meat you had already spewed, those holy horny juice had beacon blood. How filthy, oh, how filthy was your nasty hug, did not, did not approve my handsome, gorgeous god. How many, oh, how many chorus scandalized the liquid, the liquid, not white liquid, wicked you'd Thou lavish deity, sublime one, Thou lavish deity, gorgeous God, do not recall that battered hair. Down you are devious one, Hope you never could think back. Never the odor, never the blood, Never the and never the sludge. Do not remember many nerves, do not remember many clots. Some did scream. She used the net. Some oh gosh, she had given life. Her milky breasts he dared to redden. Never the bardock, never the net, never the bosom and never the cubs. How horrid no one said. Now stop me, stop me, seize me soon, maybe be cursed my little tongue. You have passed away, you died, The dirt up in the stones. You've passed away, old gun, Far from the paces flown. The day you died, the dark went underground. It came the time the dead killed those who breathed. It came snake time and awful fatal wings. The kittens went black clean, but not so white again. The kittens went back clean, never, never white again. Bene, eh, le faccio i complimenti anche per l'aspetto musicale, per la, Grazie, capacità, sì, oh, la capacità. che ha. Mi avuto. sono preoccupato di questo anche perché una delle caratteristiche principali della Plaza è proprio l'attenzione all'aspetto fonico. Eh, ho tentato di, di ricostruirlo. Eh, appunto, questo, questa, questa musicalità un po' tribale, perché poi la poesia della Plaza è intrinsecamente demonica. È una, una, una pronuncia eh, veramente, veramente forte, aspra, amara, eh, quella di, di una lettera eh, la cui voce poi si intreccia con, con il coro perché ho tentato di riprodurre anche una sorta di, di, di appunto di. di di parodo, diciamo, la parodo della, della tragedia greca attica, eh, le lettere che, che pronuncia insomma, il suo eh, verdetto diciamo, su, su quello che è accaduto nella casa d'Argo, cioè. I delitti, eh, il processo del sangue che ha chiamato altro sangue, Critemnestra che ha ucciso eh, Agamennone, Oreste che ha ucciso Critemnestra, la madre. Eh, e quindi eh, diciamo che eh, Elettra non è quell'eroina. Eh, della de, de tragedia che, eh, che appunto è soddisfatta della vendetta che ha avuto col fratello eh, sul, sul padre, ma è un essere umano molto più comune, molto più semplice. Eh, il sangue è un elemento orrido per lei eh, dovunque venga, diciamo, e quindi non, non, non può provare né l'uccisione del padre, né può provare la vendetta sulla madre, eh, rievoca eh, Antonio appunto molto acri veramente eh, questo. Questo abbraccio fatale che c'è stato prima tra moglie e marito, poi tra, tra figlio e madre, ma alla fine sconfessa tutto e eh, finge di poter dimenticare. Mh, ma eh, sa bene che i chitoni, the kittens, eh, non torneranno mai bianchi di nuovo perché sono stati appunto intrinsecamente macchiati di quel sangue tragico, eh, non più lavabile. E il titolo dicevo: To her Kings with love, eh, ai suoi parenti con amore. Così un po' parodico di quello che in realtà il testo veramente dice: È una lettera che, che in realtà non può più provare amore eh, nei confronti di chi eh, sperava per cause giuste eh, di, comm di commettere crimini invece imperdonabili. Ecco. E quindi è una lettera molto più contemporanea e umana, forse ho, ho, ho tentato ecco, di, di leggerlo così. Bene. Grazie, complimenti, abbiamo conosciuto Grazie oggi mille. la poesia di Davide Azzolin. Nella prossima puntata sentirete Azzolin, saggista eh, eh, e eseguita sì. anche di eh, Silvio Pratt. Grazie e arrivederci. mille.